dal TG Med, in primo piano la cronaca. I carabinieri di Bagheria hanno ricostruito la dinamica, gli autori e il movente della rapina da 50.000 euro messa a segno il 28 ottobre scorso nello stabilimento della ditta Gesco Gruppo Amadori di Casteldaccia. In manette sono finiti Francesco Paolo Coppolino di 35 anni e Roberto Rugnetta di 43. Secondo gli investigatori, l'idea della rapina era stata proprio di Francesco Coppolino, autotrasportatore appena licenziato proprio dall'Amadori. Un comando di rapinatori entrò in azione quella mattina, seminando il panico fra i dipendenti, immobilizzandoli con il nastro adesivo e riuscendo a svuotare la cassaforte. Appunto, il bottino fu di 50.000 euro. Adesso si cercano altri complici. Beni per 300.000 euro sono stati sequestrati dalla DIA di Catania a Daniele Musarra Amato, di 43 anni. L'uomo nel settembre scorso è stato arrestato con altre 9 persone nell'ambito dell'operazione Tuppi dei carabinieri di Catania contro un'associazione dedita all'importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Secondo gli investigatori, Musarra Amato, oltre a gestire in proprio attività illecite legate al traffico di droga, aveva il compito di reperire e rivendere stupefacenti per conto dei Nicotra, con i quali progettava importazioni di ingenti quantitativi di cocaina. È già arrivata a Palermo la commissione parlamentare antimafia guidata dalla presidente Rosy Bindi. 2 giorni di incontri e di audizioni per fare chiarezza in particolare sulla gestione dei beni confiscati a Cosa Nostra, in particolare dopo le denunce del prefetto Giuseppe Caruso, direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, che ha parlato di presunte irregolarità. In corso il primo incontro con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura, ma sono previsti anche incontri con i presidenti delle sezioni di misure di prevenzione di Palermo e Caltanissetta e con la Commissione parlamentare antimafia dell'ARS. Carnevale funestato a Caronia, in provincia di Messina, dove una vigilessa, Caterina Grimaldi, di 52 anni, è stata coinvolta in un incidente durante la sfilata dei carri allegorici. La donna stava dirigendo il traffico quando 2 auto si sono scontrate frontalmente. Una è carambolata su di lei schiacciandola. La donna è morta sul colpo. Inutili purtroppo i tentativi di soccorso da parte dei cittadini che stavano appunto assistendo alla sfilata dei carri. La donna lascia il marito e 3 figli. Su questo incidente stanno indagando i carabinieri. Anche il TAR si pronuncia sulla vicenda della gara d'appalto per i pannoloni da 40 milioni di euro costata l'arresto dell'ex commissario straordinario dell'ASP di Palermo, Salvatore Cirignotta. Quella gara andava revocata, lo hanno stabilito i giudici della prima sezione del TAR di Palermo, che hanno respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla Santex SPA, la società aggiudicataria dell'appalto, riguardo alla delibera con cui il neocommissario straordinario dell'ASP, Antonio Candela, aveva revocato la fornitura. Proprio in questi giorni, pur confermando i gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale del Riesame di Palermo ha revocato l'arresto per Cirignotta, trasformando la pena nel divieto di dimora a Palermo. Avrebbero percepito per 10 anni 230.000 euro per attività di accompagnamento, cui non avrebbero invece avuto alcun diritto. Con l'accusa di truffa aggravata all'INPS, infatti, la Guardia di Finanza di Catania ha denunciato 2 falsi ciechi. Le indagini sono partite quando uno dei 2 ha presentato una denuncia di smarrimento della carta di circolazione dell'auto. Grazie ad appostamenti e riprese, i finanzieri hanno scoperto che i 2 conducevano una vita del tutto normale, guidando persino l'auto, cosa ovviamente incompatibile con l'handicap di dichiarato. Per 10 anni i 2 hanno percepito circa 800 euro al mese. E si indaga a Palermo sugli atti di vandalismo registratisi dentro la sede di via Roccazzo dell'AMAT, l'azienda del trasporto pubblico. Gli uffici sono stati messi a soqquadro da qualcuno che è entrato all'interno della sede e ha aperto i rubinetti dei termosifoni, allagando anche il primo piano degli uffici che si affacciano sull'ex ospedale Casa del Sole. Sta indagando la polizia.
Sono entrati nel vivo in questo fine settimana i festeggiamenti per il carnevale un po' in tutta la Sicilia. Le sfilate hanno dovuto fare i conti spesso con il maltempo. È andata diversamente invece a Blufi sulle Madonie, dove proprio la sfilata dei carri allegorici ad avere scatenato proteste e polemiche. In particolare un carro allegorico che raffigurava una donna in perizoma e reggiseno distesa in una posizione allusiva. Polemiche da parte di alcuni gruppi di cittadini e di donne che assistevano alla sfilata e che hanno definito questa una provocazione sessista, e c'è stato anche chi ha chiamato i carabinieri. E questa era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna però come sempre più tardi. Grazie per l'ascolto e una buona giornata.